tickets anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I could both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and entertain ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See you fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. Ospita, è un momento veramente di integrazione vera, insieme a voi, a volte vi abbiamo dato anche un po' fastidio, non volendo siamo stati pretenziosi nel sceglierci quel posto o quell'altro e vi chiediamo scusa, ma non lo abbiamo fatto apposta, ma speriamo di non aver offeso nessuno. Siamo stati bene con tutti, questa è una bellissima struttura, veramente si è prestata a tutte le nostre attività, sia al mare, sia al nuoto, sia abbiamo potuto fare il risveglio muscolare, tante attività di arti marziali, abbiamo avuto qui i maestri, ci hanno presentato lo sport perché altrimenti noi come non vedenti non riusciamo a seguire tante attività, o meglio le ascoltiamo, ma se non le tocchiamo con mano, se non abbiamo il soggetto che ci riabilita,
persona a persona non riusciamo a capire, a comprendere le varie forme dello sport. E questo è un momento tutto nostro che durante l'estate, oltre ad andare al mare, cerchiamo di divertirci socializzando e divertendoci anche insieme alla popolazione che vive nel villaggio. Vorrei chiamare qui il maestro Crucitti, maestro di tennis Crucitti, che viene da Reggio Calabria e ogni anno ci segue nella presentazione di queste discipline sportive. Abbiamo potuto vivere judo, abbiamo fatto karate, il tiro con l'arco, l'abbiamo raccolto anche nella nostra sigla iniziale. E poi vorrei chiamare anche il maestro di subacqua, perché insieme a lui abbiamo potuto finalmente toccare, indossare la muta e cercare di viaggiare anche noi sott'acqua sentendoci un po' liberi. Campo estivo dell'Unione Italiana Cechi di Catanzaro, qui nel villaggio Maria del Marchese di Botricello. Abbiamo incontrato il maestro Demetrio Crucitti del Circolo Crucitti di Reggio Calabria, che non è il primo anno, maestro Crucitti, che partecipa alle iniziative dell'Unione Cechi. È una bellissima esperienza nata 10 anni fa, dove abbiamo sviluppato una progressione didattica tutta tennistica e abbiamo poi piano piano portato avanti questo progetto anche in tutta Italia, quindi da Catanzaro, da Reggio Calabria, diciamo la nostra bella Calabria. Abbiamo diffuso questa esperienza del tennis per non vedenti e ipovedenti, poi abbiamo presentato un po' con diverse discipline anche qui a Catanzaro, sia all'Università Scienze Motorie, e poi la cosa bella è che è stata già allargata anche in tutta Italia questo messaggio, quindi da un tennis in carrozzina a un tennis mentale abbiamo allargato gli orizzonti, ecco, ci vuole questa frase proprio per dire, per far giocare il tennis per tutti. Tutti si sono divertiti, anche i non vedenti, e hanno fatto questa esperienza. Negli ultimi anni invece abbiamo allargato ancora, grazie anche alla nostra esperienza un po' del non solo tennis, stiamo portando diverse discipline in questi ultimi anni. Abbiamo fatto tiro con l'arco, abbiamo fatto scherma con ogni giorno arti marziali. Oggi abbiamo concluso col pattinaggio. Tutti i tecnici federali, che sono sempre vicini anche alla nostra realtà, e quindi riusciamo a gestire anche questo, e quindi abbiamo fatto fare esperienze un po' polivalenti. Senta, maestro Crucitti, quanto è durato questo campus? E questa è una settimana di interventi dove un nostro tecnico sta tutti i giorni con loro, a fianco sempre per utilizzare anche l'educazione al respiro, un po' l'educazione anche motoria, alla difesa, un po' di tutto. E poi ogni giorno arrivava un tecnico, uno o due tecnici chiaramente, dove tutti gli ospiti hanno potuto fare questa bellissima esperienza sportiva polivalente. Ecco. Ci sono sicuramente degli attimi, no? Dei momenti, non dico di tensione, ma comunque di arrabbiature varie, insomma. Ma come diceva lo stesso presidente Luciano Loprete, poi i momenti di soddisfazione risultano sicuramente essere maggiori rispetto ai momenti infelici. Beh, sicuramente in questo ambito penso sia molto difficile, perché qualsiasi persona in difficoltà, ecco, senza mettere l'H davanti, perché una persona a tutti gli effetti ti dà sempre comunque una grande gioia, una grande amicizia, e quindi sono loro che danno a noi, tra virgolette, noi intesi tecnici, il problema ce lo danno i genitori o tra le persone che tra virgolette considerate normali o normodotati. Bene, vorrei concludere con le sue parole, quelle che ha elencato sul palco, che rappresentano i valori cardine del suo impegno durante questa settimana, ma non solo. Sport, solidarietà, amore. E amore, sì, è la cosa più bella. E speriamo di portare avanti questo messaggio, perché sicuramente, ecco, quella frase famosa di Francesco che dice dando si riceve, donando si riceve, è proprio vera così. Grazie. Sono io, sono Dante. Ma lei è ubriaco. E non lo sapeva, sono poeta divino. Senta, mi dia una prova della sua identità. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi fermai su una selva scura. La marijuana era finita perché era buona da paura. Ma questa non è la Divina Commedia! È la versione remix. Ma che versione remix? Mi reciti una poesia su Beatrice. Cara Beatrice, apri le braccia e ti rendo felice. Io sono Beatrice!
Dov'è finita la tanto gentile e tanto onesta pare? Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando altrui saluta. Pensavo amasse solo me, ma invece... Io sono Beatrice! Ma lei sta parlando di Beatrice, la creatura del paradiso? Certo, e mi sono dovuto ricredere. E adesso dove la metterebbe? All'inferno, al paradiso o al purgatorio? All'inferno! Mi ha rovinato quella donna! E la poesia che le ha dedicato? Questa è l'ultima. Cara Beatrice, ti ho tanto amata, ma con il tuo amore mi hai rovinato. Pensavo mi amassi, ma era solo una frottola. Ora ho capito che sei solo una... Basta, basta, abbiamo capito, abbiamo capito! Allora, io una volta sono entrata in un'automobile e mi sono accorta che mancava il volante, il cruscotto e il cambio. E dopo però ho capito che ero entrato nel sedile posteriore. Dubbi dell'amore. Stamattina io mi accorgessi che con l'alba sei partito, con le tue valigie verso un'altra vita, riempirei di meraviglia la città. Ma forse dopo un po' proverei ad organizzarmi l'esistenza. Mi convincerei che posso fare senza. Chiamerei gli amici con curiosità e me ne andrei da qua. Muoverei tutte le opinioni e brucerei nel fuoco con nuove convinzioni. Mi condizionerei, forse ringiovanirei e comunque ne uscirei. Non so quando, non so come, ma se domani io mi accorgessi che ci stiamo sopportando e capissi che non stiamo più parlando, ti guardassi e non ti conoscessi più, io dipingerei le pareti, i muri e le stelle sul soffitto. Ti direi le cose che non ho mai detto. Che pericolo la quotidianità e la tranquillità. Dove sei? Come vivi? C'è tanto sentimento nel tuo parlare piano e nella tua mano quella voglia di tenere la mia mano nella tua. Dormi e non pensare, hai tu
dubbi dell'amore, ogni stupido timore è la prova che ti do. E ti cerco e rimango, non ti lascio più, non ti lascio più, non ti lascio. Bravo! Non mi lasciamo così. È stata una prova molto difficile, molto emozionata, però è bella questa canzone. La dedico a tutte le coppie, che spesso come coppie abbiamo difficoltà. E allora i dubbi devono sparire, ok? Una settimana qui nel resort La Marina del Marchese, Luciano Loprete, è bellissima, la definivi, in quanto avete svolto tantissime iniziative. Siete un gruppo cospicuo, consistente anche quest'anno, e davvero ringraziavi anche i proprietari della struttura perché c'è stata grande sinergia. Sì, una struttura che è stata nell'accoglierci, ha dato la massima disponibilità nell'ospitalità che ci ha offerto, ma soprattutto la struttura sempre stata bene e meravigliosa, perché essendo pianeggiante abbiamo potuto fruire sia dei campi da tennis per fare lo sport, sia dei prati, sia della meravigliosa spiaggia dove abbiamo avuto selezionato una parte per noi, ma sempre in mezzo agli altri ospiti. Quindi anche al ristorante siamo stati coinvolti con tutti gli altri ospiti, i quali sono venuti anche ad affacciarsi alle nostre attività, hanno voluto anche partecipare, e stasera gli abbiamo offerto questo spettacolo, questa serata conclusiva, proprio per dirgli grazie per la loro sincera amicizia e disponibilità, perché non siamo diversi, siamo tutti uguali, o meglio siamo tutti diversi, ma non per una condizione, perché siamo delle persone. Quindi la settimana è servita anche a riabilitarci negli sport. Abbiamo fatto ai nostri soci la presentazione di nuovi sport, quindi abbiamo fatto la scherma ed è piaciuta molto, ed è molto importante perché sviluppa il senso dell'orientamento per il non vedente, e quindi è stata molto efficace. Siamo riusciti anche con la concentrazione del tiro con il tiro nell'arco, parecchi hanno fatto anche centro, e quindi voglio dire, sono quegli sport che durante l'anno ce li sogniamo, in quanto le strutture nostre non sono aperte, non sono pronte ad accoglierci, perché hanno paura, hanno diffidenza nell'avvicinarsi a fare sport a un non vedente, e questo fa male, perché alla fine, così come si evince da questa nostra piccola dimostrazione, si può arrivare a fare tutto, si deve fare tutto. Quindi abbiamo fatto scherma, il tiro nell'arco, anche subacquea, con David Primonato, è stato con la sua equipe, è stato veramente fantastico, a far fare le immersioni prima in piscina e poi battesimo al mare, e i ragazzi si sono divertiti molto. Sport, solidarietà, amore sono stati questi i valori cardine che hanno accompagnato e contraddistinto questo campo. Sì, e poi l'importante dello sport e di questi campi estivi è di sentirsi liberi, quindi non avere le famiglie addosso che ti opprimano per le loro paure, sentirsi liberi di osare, di permettersi di sfidare, di osare qualcosa che durante il quotidiano non faranno mai, per la paura dei genitori, perché come dicevo prima le strutture non sono pronte ad accoglierci, ma veramente lo sport aiuta il non vedente, e qui nel nostro campo abbiamo tanti ragazzi con pluriminorazioni, quindi oltre al problema della vista, se tu ti guardi intorno e vedi le attività che hanno fatto, i ragazzi con pluriminorazioni sono saliti sui roller stamattina e hanno provato a pattinare, quindi è bello, anche lui si è sentito libero, soddisfatto, quindi valorizziamo quello che è la vita attraverso queste piccole azioni che poi sono fondamentali.
notte pensando a te. Si moltiplicano le ore, al risveglio mi restano briciole dei sogni. Certe poesie hanno i lupi dentro, scacciarle via non serve. Devi scrivere e vedere come va a finire. Ed ogni notte penso a ciò che ho scritto e non ti ho detto. Mando tutto in cenere per non impazzire. E poi sei stronza e non sei bella come quell'altra. Non sopporto quando balli e il mondo ti guarda. Odio il tuo profumo, solo si potesse bere. Odio il modo in cui lo fai come se avessi sete. E quelle mani, le mani, come mi tagli e mi ricuci lo sai solo tu. Con quelle mani, le mani. Poi le ombre proiettano sopra di me le gambe come due destini incrociati. Dai rifammi quei graffi, mentimi ancora un'altra volta mentre scivolo giù, mentre imparo ad odiarti. E quelle mani, le mani, come mi tagli e mi ricuci lo sai solo tu. Con quelle mani, le mani. Accettato l'invito. Intanto volevamo veramente fare i complimenti per questa struttura, perché si è prestata veramente bene alle nostre attività. È stata ottima nei campi, nei prati, nel mare, nella piscina, nelle stanze. E ho chiesto anche scusa agli ospiti del villaggio, perché siamo stati un po' pretenziosi, vedendo. No, sono tutti qua con noi. No, come sentivo l'applauso, non penso che ci siano stati problemi, anzi. No, siamo stati bene insieme, e questo lo dice ancora di più, grazie ancora. Siete una platea meravigliosa, veramente, grazie. Un pubblico migliore non poteva esserci. Io penso di parlare a nome di tutti. Io come direttore, i nostri ragazzi, credo tutti gli ospiti, credo di parlare a nome di tutti. Abbiamo imparato tantissimo da tutti voi e lo spettacolo è stato carino, è stato brillante, simpatico e non è credo emozionante. E non è credo emozionante. Qua, direttore. Sì, è stata una settimana bellissima, di grandissima crescita, sia per noi come personale, la struttura alberghiera, la proprietà stessa, che è stata felicissima di poter ospitare l'Unione Ciechi Italiani, e soprattutto un bellissimo incontro tra i nostri clienti e l'Unione Ciechi, queste persone che per noi sono normalissime, sono degli ospiti normali come tutti gli altri, che si sono amalgamati perfettamente con le nostre attività. E questo è anche un tema che ci stava molto a cuore, perché un po' dopo le polemiche che c'erano state in Italia per la recensione di un ospite che in un lido, forse probabilmente in Alta Italia se non ricordo male, aveva scritto una recensione negativa per la struttura perché aveva ospitato dei diversamente abili, la nostra paura era un po' di vediamo, no? Un po' come procederà questa amalgama. È andata tutto bene, i nostri ospiti sono stati fantastici e ci siamo divertiti. Abbiamo anche superato 3 giornate di maltempo tutti insieme, cantando, scherzando e ridendo, e il risultato è questo che sentite alle mie spalle. Thank you.
tutti insieme. Sei nell'anima e lì ti lascio e sempre sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Vado punto e a capo, vedrai, quel che resta indietro non è tutto falso, inutile, capirai. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli. C'è una strada stretta, stretta, fino a te. Quanta tenerezza non fa più paura. Tutti insieme, più forte però. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Bravi, più forte, sei in ogni parte di me. Sento scendere tra respiro e battito. Più forte, sei nell'anima. Ci serve un perché, siamo carne e fiato. La 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 la. Goccia, goccia, fianco, fianco, na 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 na. Grazie.
us the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a checkout girl. At all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.